Nel 1982 tutti pensavano che il punk fosse morto. Dopo il boom del 77 il genere stava ristagnando, ma nel profondo del sottosuolo il suo cadavere si contorceva e dal fango marcio e putrido del punk sorse una nuova band che ispirò le successive generazioni di punk e metal a creare un nuovo tipo di rumore. Questa è la storia di come l'album di debutto dei Discharge, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, abbia alzato la posta in gioco. Formatisi nel 77 a Stoke-on-Trenton, ridente cittadina dello Staffordshire, Inghilterra, non vi era alcun segnale che i Discharge avrebbero lasciato un'impronta considerevole nella musica heavy. Dopo una serie di rudimentali EP e numerosi cambi di line-up, trovarono la loro collocazione nella scena anarcho-punk dei primi anni 80. Un piccolo paradiso per le persone che siano rifiutate di rinunciare all'etica punk. The face of the modern punk. An ugly face to some. But what an eloquent and creative group of individuals they are. These punks are business punks, ripping money out of the tourists faster than you can say, get nicked. If you don't, you're gonna get your head kicked in. Sometimes Alex has to educate other members of the gang. Here he's requesting an apprentice punk to be more respectful. I told you again to if you're gonna cause trouble. I Discharge continuarono negli anni ad evolversi, rafforzando il loro suono, eliminando gli elementi superflui e inventando di fatto un sottogenere, quello che oggi conosciamo come D-Beat. Il nome sta infatti per Discharge Beat e si riferisce al particolare ritmo di batteria adottato in seguito da centinaia di band punk hardcore. Hey, I'm Brian. Just want to show you what D-Beat drumming is and what it isn't. D-Beat is a punk drumming style we did in the early 80s with Veruca's, Discharge and bands like that. Cymbal, bass drum, snare drum. It's not, you know, it's not with the cymbal, it's hi-hat, it just don't sound right. It's with the cymbal, like this. And that's it. That's D-Beat, pure and simple. Al momento di entrare in studio, nel 1982, i Discharge erano armati di una serie di canzoni fottutamente valide. Il loro suono era allarmante, perfino per i fan della musica più estrema. Canzoni brevi, disumanamente rumorose, piene zeppe di immagini violente e brutali di guerra e devastazione. Le tematiche trattate furono uno dei punti chiave del successo della band. Il loro disprezzo nei confronti del tacerismo, la paranoia di un'imminente guerra nucleare e le tendenze autodistruttive dell'umanità, tutte distillate in una serie di slogan brutalmente schietti. I Discharge svilupparono quell'approccio brutale ed estremista al punk che avrebbe dato origine al thrash, accordi accattivanti, ripetitivi, calpestanti, di beat incalzante, minaccioso e testi molto seri e socialmente consapevoli. Invece di creare una melodia, il grido del cantante Cal si fondeva con il ritmo, diventando a tutti gli effetti un quarto strumento. I testi erano brevi esplosioni di brutali slogan e non facevano concessioni alla melodia o alla metrica. Quello stile di cantato fu il precursore di ciò che il death metal ed il grindcore in seguito usarono. Il rauco abbaiare arrabbiato e le sue parole anarchiche contro l'oppressione del governo e la guerra nucleare erano come un poema nichilista, pronunciato senza metafora, sfumature o umorismo. Yeah.
Essendo stato registrato con un budget ridotto e la band fosse al primo vero e proprio lavoro in studio, nessuno, nemmeno i componenti stessi, si aspettavano di ottenere un grande riscontro dalle vendite dell'album. Ed in effetti il primo periodo dopo l'uscita non fu incoraggiante. Il disco incontrò non poche perplessità, dovute probabilmente all'ancestrale impulso dell'essere umano di incasellare ogni cosa. Il lavoro dei Discharge era difficilmente categorizzabile. Non era un disco punk e nemmeno un disco metal, e questo suo essere borderline generò confusione e ostilità nei suoi confronti. Tutto cambiò quando John Peel, noto giornalista, conduttore radiofonico e disc jockey britannico, passò il disco sull'emittente nazionale. La reputazione dell'album iniziò così a crescere e l'iniziale timore da parte del pubblico si sgretolò velocemente. Entrambe le allora opposte fazioni, i punk e i metallari, rimasero scioccati dalle nuove sonorità proposte dalla band. These fans are the kind who don't give a hell for commercial pop charts or even television programs like this one. They came to see Discharge. Discharge is a hardcore band that hails from the Midlands of England. I don't know what the situation is over in Canada and America, but back in England, people are there moaning about the tax on this and that and that. They don't realise that the taxes which they do pay contributes to the nuclear arms race, yeah? Yeah. Well, and people in the third world are dying, even though the weapons themselves may never be used. L'influenza sul trash e crossover fu spaventosa e nel giro di pochi anni il D-Beat divenne un sottogenere imitato, con risultati alterni in tutto il mondo. Le band che oggi raccontano di essere state pesantemente influenzate dalle canzoni di Hear Nothing sono moltissime, dai Metallica ai Sepultura. We used to go to this place called Woodstock Records and we didn't have money for the imported records, so we buy cassettes. And I just remember the guy from the store recommended that I should get the one side of the cassette, I should get the Discharge. Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing album. And on the other side was Hellhammer, Apocalyptic Raids. So I just bought that cassette and take it home and fell in love with it. It was so cool. And it was not until later that I realized that they were punks, you know, that they were like, you know, Mohawks and all that. You know, so it was in the same tape with a metal band, you know, so I like Hellhammer and I like Discharge. Dai Machine Head agli Anthrax. Non c'è dubbio che la sua eredità sia scolpita nella pietra. Steve Von Teel, cantante e chitarrista dei Neurosis, ha ammesso più volte che senza i Discharge non sarebbero esistiti i Neurosis. Anche tutto il filone grindcore, con band come Napalm Death e Repulsion, rimasero palesemente colpiti dalla musica della band britannica. Per non parlare del crust punk delle band inglesi come Anti-Sect e Doom.
Ma forse l'impatto più grande lo hanno lasciato nella penisola scandinava. Già, nelle fredde e desolate lande svedesi, molte band seguirono l'approccio stilistico dei Discharge. La maggior parte di esse iniziò ad usare il prefisso Dis o il suffisso Charge nei loro nomi, imitando spesso anche il logo della band britannica. Gli esempi includono Disaccord, Disfear, Disclose, Discard, Dischug, Disarm, Recharge, Keg Charge e tantissime altre. Fu addirittura coniato un termine per definire il genere musicale in questione: Kang Punk. Per dovere di cronaca, Kang significa crosta. Quindi se siete fan dei Metallica, degli Slayer, dei Sepultura, degli Anthrax, dell'hardcore punk svedese, del grindcore, dei Neurosis, sappiate che dovete ringraziare questa formazione inglese che ha inaspettatamente cambiato le carte in gioco dell'intero universo hardcore. A presto! They fill you with their fucking lies. You're the victims of government schemes. They take liberties they've no right to take, and you believe they're also right. The only show concern